Buonasera, oggi parliamo di Kung Fu Wushu. Io sono Michele Giordano, maestro di questa disciplina antichissima e di origine cinese. Parliamo oggi perché sono stati convocati dalla nazionale italiana di Kung Fu Wushu FIVUC due atleti dell'associazione sportiva Tempio Shaolin Baronissi. È una cosa importantissima per noi perché ci sentiamo fieri ed onorati di rappresentare non solo Baronissi, ma tutto il territorio salernitano, campano e italiano. A questa manifestazione che comunque a livello mondiale è una delle più importanti, se non la più importante in ambito internazionale, ci saranno comunque atleti di tutto il mondo che parteciperanno a questa gara e ora vi presento i due atleti che sono stati chiamati dalla nazionale. Alfonso Barberisi. Cuzzolino Claudio. Parla un po' di come questa prima avventura del campionato mondiale. Beh, diciamo sono molto realizzato perché sono tanti anni, sono 9 anni che faccio questo sport e tra duri allenamenti è una bella soddisfazione, un po' però. Ok, Claudio, tu hai cominciato quest'arte da tanto tempo, sappiamo che sei anche figlio d'arte perché comunque tuo padre è stato un campione di bodybuilding, ha una palestra a Croce di Cava che è il tempio dello sport, tu comunque fai una cosa che è totalmente diversa da bodybuilding, però comunque ad alto livello. Parlaci un po' di questa disciplina, come ti è nata la passione e perché è continuata? Allora, la passione mi è nata circa che avevo l'età di 4 anni e mezzo, e infatti fra poco fanno 11 anni che frequento questa palestra. E poi, diciamo, col tempo l'amicizia e la passione è continuata, crescendo sempre di più. È, diciamo, uno sport che c'è un'entrata, però non c'è un'uscita, almeno così la penso io. Non male che questi ragazzi sono molto giovani, però sono anche molto determinati, perché sappiamo che comunque un campionato mondiale, anche a livello giovanile, è una cosa molto impegnativa. Farlo a 15 anni è ancora più complesso. Comunque, dopo con i campionati del mondo non finisce qui l'avventura, perché dopo marzo avremo anche i campionati europei che si svolgeranno in Romania, a Bucarest, e oltre a Barberis Alfonso e Cosimo Claudio parteciperà anche a Concia Giuseppe, che è un altro atleta del Tempio Shaolin Baronissi. Quindi noi siamo davvero orgogliosi di rappresentare Salerno e l'Italia e speriamo di farlo ad altissimo Sono livello. contento Grazie. di fare questa presentazione per quanto riguarda questo grande evento che ci sarà in Turchia, In giusto? Turchia, sì, nei mondiali. E quindi questi mondiali che purtroppo arrivano dopo molto tempo, perché dobbiamo dire dopo Antonietta Di Martino, a questo punto abbiamo questi ragazzi che faranno questo percorso. Speriamo che vada tutto bene, anche perché, come si dice, la preparazione sicuramente sarà stata al Sì. top, quindi farei parlare un attimo il maestro, o no? Facciamo parlare il maestro per la preparazione che hanno fatto, anche perché per vincere un mondiale non è Non facile, male, quindi non male, una cosa difficilissima. ci sono sotto tanti sacrifici, lo so anche perché Sì. anch'io sono uno sportivo, e spero che, diciamo, a Cava si possa portare un grande risultato, ma questo sempre perché ci sono, diciamo, delle strutture che danno ai ragazzi veramente quello che è importante per vincere delle gare, ma soprattutto perché so che anche Claudio comunque ha vinto quattro italiani. Quindi è normale che il suo curriculum parla da solo, è normale che un campionato del mondo ha sempre le sue inesperienze dentro, perché comunque è una gara a livello internazionale. Io da parte mia e da parte anche del maestro Bruno Giordano ci abbiamo messo il massimo impegno in questa avventura, ecco, mancano ancora 3 settimane che sono comunque ancora un tempo lungo, ecco, per preparare. Metteremo anima e corpo in queste ultime 3 settimane e cercheremo di fare il meglio possibile. Poi volevo dire pure un'altra cosa, io sono contento anche perché mo, al di là del fatto che comunque il ragazzo si allena a Sì. Baronissi, cioè, io come sportivo non è che faccio un discorso di territorio o meno. Io mi sono allenato con il maestro Giordano e quindi anche con altri atleti che facevano parte del gruppo del maestro Ambar allora, quindi parliamo di più di 30 anni fa. E dobbiamo dire che lì a Salerno, al Parco Arbostella, scendevano ragazzi da ogni parte, da Potenza, da Baronissi, da Cava dei Tirreni, e quindi, diciamo, un po' tutti quanti portavamo acqua al mulino del maestro Ambra, Ambra. con tanti successi. Ambra. Quindi, diciamo, in questo momento invece, come tutti quanti dicono, e soprattutto anche sul campo si dimostra, il maestro Giordano sta facendo tante belle cose e soprattutto sta portando tante persone ad avere tanti successi. E quindi un ragazzo di Cava, perché poi a questo punto dobbiamo dire che Claudio,
In gamba, io poi l'ho visto anche al Galà che abbiamo fatto, quindi veramente anche chi non era del settore Wushu è rimasto veramente impressionato, non soltanto da Claudio ma anche dagli altri ragazzi. Sì, è normale che questa è un'arte marziale antichissima, però fa parte anche tra gli sport minori, quindi non tutti conoscono questa arte marziale. È normale che Claudio è da tanto tempo che fa quest'arte marziale, anche ha un po' di esperienza appresso, comunque ha già vinto molti titoli italiani. È normale che questa è la prima gara con la nazionale. Comunque è un orgoglio, credo, che per Cava, che un ragazzo così giovane sia già nel giro della nazionale giovanile, sia già campione italiano, e spero che il futuro sia molto roseo per lui. Di far parlare il papà del campioncino che diventerà campione a breve. Io sono sicuro che farà un grande risultato. Però una parola anche... Già ex campione comunque di bodybuilding. Sì. Anche perché io l'ho invitato tantissime volte al papà di Claudio e abbiamo fatto tante manifestazioni. Devo dire che anche con l'età che porta ha sempre un fisico perfettissimo, no? Comunque una bella parola anche da parte del papà per quanto riguarda questo campionato mondiale ci dovrebbe essere. Buonasera, innanzitutto io volevo dire che non è che è iniziato oggi, stiamo parlando di oltre 10 anni fa, e questa componente ha fatto sì di farmi conoscere Gerardo, amico e oltretutto un fratello, perché è una persona molto seria e ha dato dei grandi consigli con Gerardo, poi con il papà di Michele, il maestro Bruno Giordano, che ha dato modo di costruire Claudio. Io in qualità di padre, di atleta e di genitore, quello che posso dire sono dei ragazzi eccezionali, non basta solo darci un in bocca al lupo a loro e al caro amico. Voglio passare... Come? Alfonso, sì, chiaramente. E volevo passare la parola a Gerardo in quanto assessore per terminare questo bel discorso che ha fatto. Grazie. Vabbè, io l'unica cosa che posso dire è che diciamo io spero di trovarmi qua tra quanti giorni? Tra quattro settimane, quindi festeggiare un grande successo non soltanto di Claudio ma anche di Alfonso, va bene? Angela. Infatti diteci un grazie grande a lui, perché martedì l'avete fatto venire in palestra e voi non ci stavate. Sono birichino. Tutte e due. Chiami prima a Turo, per cortesia. Ancora un altro per sicuro. A posto. Ok, grazie.